Perfetto, visto? Guarda, vedete? un po', guarda, c'è un metro venti d'acqua. Guarda, ma più un metro d'acqua, guarda, destro giace. Stamattina abbiamo fatto richiesta alla Capitaneria di Pesaro perché quasi tutte andranno a sbarcare nel porto di Pesaro, perché è impossibile rientrare di notte rischiando la vita. Poi, cioè, se non si fa subito un dragaggio, la pesca finirà a Fano e questi si dovranno spostare in altri porti. Queste sono tutte le barche che sono rimaste? Sì. Sono quelle operative? Quelle operative qui, le barche più grosse, quelle che fanno la pesca a strascico, sono tutte qui. Sono. Ecco, mi diceva che questa notte due di queste, alcune di queste hanno avuto dei problemi. Sì, hanno avuto grossi problemi ad entrare, e si erano quasi incagliate, poi col motore a tutta forza sono riuscite ad entrare, ma causando anche grossi danni alle prese a mare, hanno dovuto smontare le prese a mare perché c'era entrato il fango. Qui, che... Ecco, vedete, qui se l'operatore ci segue, ci sono dei tubi, questi tubi si sono riempiti di sabbia, di fango, praticamente. Fango, praticamente le barche raschiando sotto hanno le prese a mare dove prendono l'acqua anche per raffreddare queste cose qui, e gli entra tutto il fango anche nei motori, con grossi danni anche ai motori. Se ti capita una tempesta, per rientrare ti si inchiglia la barca, ci può capovolgere, moriamo tutti. Noi abbiamo fatto oramai un solco. Abbiamo fatto un solco e cerchiamo di sfruttare quello, però magari con una piccola tempesta, con la liscia che manda giù l'acqua dal canale Albani o qualsiasi cosa. Si chiude, il solco quindi... si chiude, si riempie, e noi siamo sempre in rischio, anche se c'è un'emergenza, che uno deve entrare, ma te rimani fermo lì. Anche se per caso avesse qualcuno una situazione di pericolo, rimani fermo lì, cioè, o ti vengono l'ambulanza con, ancora col gommone, non ci viene a bordo. Adesso facciamo la prova. Immergiamo questo bastone per farvi vedere quanta acqua c'è e dov'è il fango. Eccolo lì, vedete? Guardate. Ecco, quindi ci sarà più o meno un metro d'acqua. Un metro, poco più un metro e dieci d'acqua. Ecco. Ogni due mesi le riunioni col sindaco, il prefetto, la regione, questi tutti... E cosa vi dicono tutte le volte? Uno si rimpalla con l'altro.